Ciao e benvenuto in questa nuova serie dal titolo Vivere senza gas. Parleremo di una nuova tematica ambientale, o almeno relativamente nuova per l'Italia, che è quella del riscaldamento sostenibile. Si tratta di un importante tassello alla lotta all'inquinamento e ci aiuterà ad abbattere la causa principale di inquinamento in Italia. Pensa, il riscaldamento degli edifici incide sull'emissione delle polveri sottili nelle nostre città, le famose PM10, 6 volte di più del traffico su gomma, cioè di camion e di auto. Quindi pensano, riscaldare le nostre case e i nostri luoghi di lavoro inquina l'aria molto di più, fino a 6 volte, di tutto il traffico che c'è in tutte le città italiane. Ecco perché il riscaldamento sostenibile diventa fondamentale. Come sta accadendo per le automobili che via via si evolvono in sistemi di trasporto a ridotto impatto ambientale, così sta accadendo anche per il riscaldamento delle case. Ma questa rivoluzione è solo l'inizio e come dicevamo le auto incidono solo per un sesto sul totale delle emissioni delle polveri sottili, rispetto al riscaldamento poi degli edifici, no? E come vedi, i nuovi sistemi di riscaldamento più ecologici e a ridottissimo impatto ambientale saranno davvero indispensabili per la lotta all'inquinamento mondiale. Molto più dell'avvento delle auto elettriche. Allora, lascia che mi presenti, io sono Samuele Trento, sono un ingegnere, sono un titolare d'azienda e ho dedicato tutta la mia carriera all'applicazione delle più avanzate tecnologie che possono aiutare questo nostro pianeta in difficoltà, riducendo l'inquinamento. Salve a tutti, io sono Luigi De Luca, ho 33 anni e vivo in Sardegna, precisamente ad Alghero. Gestisco diversi tecnici e cantieri su tutto il territorio italiano e mi sono specializzato nel settore delle pompe di calore da circa il 2011. Ben presto però ho iniziato a notare che non tutti i sistemi avevano gli stessi rendimenti, no? E quindi ho cercato di andare sempre un po' più a fondo e cercare sempre prodotti che potessero, diciamo, rispecchiare quelli che erano i miei valori professionali, quindi più affidabilità, ma soprattutto più garanzie e concretezza. Sono l'amministratore anche di un gruppo Facebook, il gruppo si chiama Possessori Pompe di Calore per Riscaldamento in Italia, che invito a tutti voi ad iscrivervi, è un gruppo che serve soprattutto per aiutare le persone che hanno già un sistema in pompa di calore a casa e che sono stati abbandonati sia dal tecnico che ha installato la macchina, sia dal centro assistenza che doveva dargli l'assistenza nel tempo ai malfunzionamenti, ma soprattutto dalle aziende che producono le pompe di calore, che dovrebbero essere quelle che garantiscono che chi viene a casa tua sia un professionista e che sappia ben fare il proprio lavoro. Ed è per questo che nel mio gruppo ci siamo sia i tecnici che tante famiglie che hanno già sistemi in pompe di calore e quindi potrai trovare tanti spunti interessanti. Allora, adesso vi spiego come seguire Vivere senza gas. Potrai seguire tutti gli episodi delle serie su YouTube all'interno della playlist che si chiama proprio Vivere senza gas e nel canale di Samuele, quindi cercare su YouTube Ingegnere Samuele Trento. Lì ti iscrivi e troverai anche lì, diciamo, tutti i nostri podcast. In più, caricheremo i nostri podcast su tutte le piattaforme più importanti, come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Così potrai ascoltare tutti gli episodi in qualsiasi momento e soprattutto in qualsiasi situazione tu ti possa trovare. In ogni episodio andremo ad affrontare il tema del riscaldamento sostenibile e quindi a partire dalla tecnologia che più di tutte aiuterà le famiglie a ridurre l'impatto ambientale. E sto parlando proprio delle pompe di calore elettriche. Io direi subito, Samu, di partire con qualcosa di concreto, no? Vuoi dirci qual è il grande risultato che ottengono le famiglie che hanno la casa completamente elettrica utilizzando la pompa di calore? Per chiunque abbia un minimo di spirito ambientalista, è come un sogno che si realizza, non è vero? Assolutamente sì. Infatti con la pompa di calore elettrica è possibile staccarsi per sempre dal gas e quindi chiudere il contatore del gas. E questo significa diventare indipendenti proprio dai combustibili fossili con una casa 100% elettrica, mantenendo l'impianto esistente, quindi senza stravolgere la casa, demolire, fare lavori di ristrutturazione che durano mesi. Ok, scusa, quindi tu mi stai dicendo che c'è la possibilità reale di poter eliminare l'allaccio del gas completamente dalle nostre case? Assolutamente sì. E in che modo secondo te si può fare questa cosa?
Beh, Luigi, veniamo da decenni di impianti di riscaldamento collegati alla rete del gas, no? Ormai è un'abitudine, il classico, si è sempre fatto così, e che diventa il modo anche di lavorare purtroppo di diversi installatori e termotecnici. Ce ne sono tanti di bravi, ma alcuni purtroppo sono ancora legati alla preistoria. Eppure il riscaldamento 100% elettrico con una pompa di calore professionale consente di riscaldare casa e l'acqua per la doccia, spendendo molto meno rispetto alla bolletta, del gas, oppure al gasolio, oppure al GPL. Però sono ancora in pochi, purtroppo, a sapere questo. Bene, Sam, questo è proprio l'argomento del quale parleremo nei prossimi episodi, il riscaldamento sostenibile 100% elettrico che fa risparmiare moltissimo i costi energetici della casa. Però c'è un altro elemento, secondo me, che risulta difficile da immaginare, soprattutto per chi non ha conoscenza, no, del settore. Io penso a quando ero ragazzino che i miei nonni utilizzavano la stufetta elettrica in bagno. No? Lo scaldabagno elettrico per scaldarsi la mattina, oppure il condizionatore per scaldarsi nelle mezze stagioni, soprattutto, sai, in quei posti del sud Italia un pochino più caldi. E siamo consapevoli del fatto che non sono proprio accessori che consumano poco, che quindi fanno diminuire le nostre bollette, anzi, spesso e volentieri ci danno poco comfort con tanta spesa, no? Qual è realmente la differenza tra un sistema tradizionale a un sistema professionale in pompa di calore per riscaldamento? Sì, allora stufette elettriche o condizionatori trasformati in pompe di calore, non si possono per niente paragonare a pompe di calore professionali. Beh, stiamo parlando intanto di soluzioni aria-acqua, cioè stiamo parlando di soluzioni che riscaldano l'acqua del tuo impianto di riscaldamento. Quindi pensa di riscaldare il tuo impianto a radiatori piuttosto che a pavimento, piuttosto che a fan coil, riscaldare quell'acqua con una tecnologia elettrica. E sono tecnologie però completamente diverse rispetto, come ti dicevo, alle stufette o condizionatori. È come paragonare una cena di un fast food, no? Piuttosto che un ristorante stellato, no? Ok, mangiamo in entrambi i casi, ma non sono nemmeno sullo stesso pianeta. Certo, io ti capisco bene. Ascolta, ti volevo fare un'altra domanda. Quindi c'è una differenza realmente, no? Tra queste due tipologie di pompe di calore, quindi tra il condizionatore e la pompa di calore professionale. Secondo te, qual è il vero segreto? Cioè, c'è un segreto all'interno delle pompe di calore professionali o è un qualcosa che già conosciamo ma che viene applicato o non viene conosciuto nel modo corretto? No, infatti è più semplice di quello che si pensi. La base è il principio di funzionamento di un elettrodomestico che abbiamo tutti in casa e che esiste da almeno un secolo. E sto parlando in questo caso del frigorifero. Infatti il frigorifero estrae calore al suo interno per buttarlo fuori, dietro, nella serpentina nera che c'è dietro il frigorifero, no? Quindi se metti la mano dietro senti caldo, se metti la mano dentro il frigorifero senti freddo. La pompa di calore professionale fa l'esatto opposto. Cioè cattura il calore che c'è all'esterno, che è gratuito e rinnovabile, e lo porta dentro casa tua per riscaldare le stanze e per riscaldare l'acqua. Ed estate è addirittura in grado di fare il raffrescamento della casa e nelle tubature del tuo impianto fa girare acqua fredda in modo da rendere la tua casa più confortevole, un po' come un parcheggio all'ombra in pomeriggio di luglio. Ovvio che se hai un impianto a radiatori questo non è possibile raffrescare l'estate. Perciò non c'è nulla di miracoloso in tutto questo. Pensa che per ogni kilowattora di energia elettrica consumata, lei ti rende fino a 5 kilowattora di energia termica per riscaldare casa tua e l'acqua del tuo bagno. Quindi quei 4 kilowattora di energia termica in più sono prelevati dall'esterno e immessi nelle tubature del tuo impianto per scaldare l'acqua. Ottimo, davvero ottimo. Volevo farti una domanda, Samu, no? Vedi, nel gruppo Facebook, dove tanti utenti mi scrivono continuamente, la domanda che solitamente diciamo mi fanno è questa, no? Ma devo rifare tutto l'impianto di riscaldamento per poter utilizzare una pompa di calore? Assolutamente no, possiamo tranquillizzare veramente tutti. La pompa di calore professionale si collega all'impianto di riscaldamento che hai già,
anche se hai dei radiatori, assolutamente. E non c'è bisogno di smantellare tutto. E se ti trovi un installatore e un idraulico che invece ti dice il contrario, non crederci, perché probabilmente non ha abbastanza esperienza per poterti dire la verità. Si continuano quindi ad usare ancora i radiatori che hai, oppure le serpentine dell'impianto a pavimento, oppure fan coil, ventil che ci sono già in casa. Fantastico, Samu. Avrei fatto sicuramente felice tantissime famiglie che fino a ieri mi stavano chiedendo questa cosa, perché c'è molta paura sul fatto che per passare al riscaldamento elettrico bisogna rifare per forza l'impianto di casa. Io direi che come primo episodio, anzi come episodio numero 0, quindi la presentazione, ok, di questa serie possa bastare. Nei prossimi episodi parleremo di risparmio di costi, di incentivi che per fortuna ci sono sul mondo delle rinnovabili, quindi proprio sul mondo specifico delle pompe di calore, e dei casi reali, che realmente case che hanno già un impianto in pompa di calore. E parleremo molto anche di impianti fotovoltaici. Secondo te, Samu, è conveniente avere un impianto fotovoltaico se si ha una pompa di calore? Assolutamente sì, il fotovoltaico sul tetto di casa si sposa benissimo con riscaldamento in pompa di calore, è un grande amore tra i due. Poi c'è da dire che non è obbligatorio, nel senso che la pompa di calore ti fa comunque risparmiare rispetto al metano, gasolio o GPL, anche se non hai un impianto fotovoltaico. Però l'accoppiamento di due è sicuramente la ciliegina sulla torta. Sono pienamente d'accordo con te, Samu. Anzi, condivido perfettamente il tuo ragionamento e ti dirò che tantissime famiglie oggi hanno la pompa di calore e non hanno il fotovoltaico, e so per certo che ci sono tantissime famiglie che hanno il fotovoltaico e che si vogliono avvicinare alle pompe di calore. Quindi spero che queste famiglie possano realmente capire, grazie a noi, possano realmente capire quali sono i vantaggi di passare a un riscaldamento al 100% ecosostenibile, sfruttando già quello che loro hanno a disposizione, che è tantissima energia realizzata dal loro impianto fotovoltaico. Con questo, Samu, ti saluto e ti do l'appuntamento al prossimo episodio, di cui parleremo di cosa? Sì, prossima volta parleremo di quali consumi aspettarsi giorno per giorno da una pompa di calore e come confrontarli rispetto al gas. Perfetto, è anche poi una delle domande che più spesso mi fanno proprio sul nostro gruppo Facebook. Bene, per non perdere i prossimi episodi, potete seguirci tranquillamente sul nostro canale YouTube che si chiama proprio Vivere senza gas, oppure iscriverti al canale di Samuele Trento che è inge.samueletrento e seguire anche tutti i nostri podcast su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e su tutte le altre piattaforme più famose. Con questo vi saluto e a presto. Ciao Samu! Ciao!